Questo programma è offerto da GoCarTV.com. Collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Tenetevi forte, ragazzi, perché in questa puntata abbiamo un ospite davvero unico. Lui è sì un pilota, ma che a bordo di qualsiasi mezzo che abbia un motore fa di quelle acrobazie veramente pazzesche e a volte anche molto molto rischiose. È con grande piacere che oggi all'interno degli studi televisivi di Sport Italia abbiamo uno stuntman. Tra poco ve lo vado a presentare, conosceremo tutta la sua storia. Prima però diamo un bel ritrovata a quella bellezza bionda di Ludovica Pagani. Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati. Come stai? Molto bene, voi? Bene? Bene, bene. Oggi un ospite pazzesco. Sì, come assolutamente. Abbiamo introdotto poco fa, è qui con noi uno stuntman. Abbiamo il grande piacere e onore di presentare Simone Albertino. Ciao Simo. Ciao Ricky. Ciao Ludovica. Ciao Simone. Come stai? Tutto bene, grazie. Allora, arrivi dal Torino Motor Racing, dove hai fatto tantissime esibizioni, di questo ne parleremo dopo, ma la mia prima domanda vuole essere questa: da quanto tempo fai questa straordinaria disciplina e per l'esattezza di che cosa si occupa quello che fai? Qual è il tuo lavoro? Vediamo dietro delle immagini già molto molto bizzarre. Allora, mi occupo di stuntman, proprio siamo degli stuntman professionisti, ci occupiamo cinema, eventi e tante altre cose comunque. Ecco, a bordo di macchine, moto, mi dicevi prima, aerei, carri armati, elicotteri, qualsiasi cosa che abbia motore e non. Tu riesci a trasformarlo in spettacolo. Ovvio. A bordo, ad esempio, di questo BMW che stiamo vedendo alle nostre spalle, tu riesci a metterlo su due ruote, riesci a fargli fare di quelle cose allucinanti. Sì, sì, è il mio giocattolo, in poche parole. Ecco, Ludovica, sì, una domanda subito per te. Quanto tempo fa hai iniziato ad intraprendere questo lavoro e capire poi che questa tua passione sarebbe poi diventato un lavoro? Si può dire che ci sono nato. Ah, quindi da subito. Appena, già quando appena sei da nato, piccolino. Casco in testa, che tra l'altro tante volte anche per le scene dei film che fai non lo indossi neanche. No, assolutamente. Ecco. Ecco, io vorrei innanzitutto specificare una cosa. Ragazzi che ci state guardando da casa, non imitate assolutamente Simone, perché è una cosa assolutamente rischiosa e pericolosa. Tant'è vero che prima nei camerini mi raccontavi che sei un po' tutto rotto. Abbiamo tante fratture corporali e facciali, ma nelle mani, negli arti. Abbiamo più ferro addosso noi che una discarica di ferro vecchio, di rottami. Ecco, Ludovica. Quante macchine quindi hai distrutto prima di diventare un professionista ai livelli ai quali sei ora? Non ho mai smesso di distruggere, ancora oggi. Va bene, quindi non si finisce mai. No. Se le macchine, che alla fine anche se stessi poi, no? Questo sì, lavoro ovvio. Abbastanza. Il rischio è sempre quello, però comunque sia non ci ferma niente. Beh, ovvio, quindi la passione è tanta, sì, come sì. Dicevi anche prima. Si scappa dall'ospedale per tornare sulle macchine. Questa è vera, è una storia vera che Simone mi ha raccontato. Io, per farvi capire meglio quello che fa Simone Albertino nella vita, farei partire questa videoclip. Tenetevi forte. We'll be right back.
quante sbandate controllate che abbiamo visto, Simone, quanto spettacolo, veramente complimenti. E qual è la cosa più difficile da fare quando comunque fai questo lavoro? Ma per me viene tutto al naturale. La cosa più difficile è stare millimetricamente vicino alle altre macchine in sbandata controllata. Quindi stare su due ruote, tenere la macchina in bilico, queste sono le cose, diciamo, più difficili per noi. Però dopo tanta esperienza maturata, questo ci viene al naturale. Toglimi una curiosità, Simone, ma tutto quello che fai ti viene bene con qualsiasi tipo di macchina o comunque ci sono dei mezzi che si addicono di più al tuo mestiere? Ad esempio, vediamo molto che utilizzi BMW. Ma per dire, se io adesso ti do in mano una Punto, una 500 o una Ford Fiesta, ti viene bene lo stesso? Ci adattiamo a tutto, per me è indifferente. Amo le BMW, però questo è... Ma avere la trazione posteriore ti aiuta? Moltissimo. Sì? Sì. Però riesci a farlo con qualsiasi cosa? Sì, sì. Ma ci vuole molto controllo, anche io impazzirei praticamente. Ecco, Ludovica, facciamo una prova. No. Che macchina hai? Che macchina hai? Io? Mercedes classe A. Ecco, gli prestiamo il tuo Mercedes classe A. Non facciamo sentire questa cosa né a mia madre né a mio padre, perché qua... Un Mercedes classe A ti potrebbe andare bene. Tornato qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Bene, questa puntata mi sta davvero appassionando. Adesso andiamo un attimino in pubblicità, poi sono tantissimi ancora i contributi che vedremo del nostro scatenato Simone Albertino e anche le domande che io e Ludovica andremo a fare al driver piemontese. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nini Virta, velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità, ma non solo, anche tanta attenzione alle vostre merci, con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta, via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale altamente qualificato. Nini Virta, dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci. Come avere in pista radio box a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo. Nini Virta, vincenti insieme a voi. Ragazzi, continuiamo a parlarvi del super stuntman Simone Albertino e nell'occasione vi faremo conoscere anche questa straordinaria disciplina che appunto il driver piemontese fa da anni. Amici, ma voi avete presente quando nei film, specialmente d'azione, si vedono quelle scene spettacolari di macchine che cappottano, si scontrano, fanno frontali? Ecco, dovete sapere che a bordo di queste vetture non c'è mai l'attore protagonista, naturalmente, ma c'è una controfigura. Questa controfigura viene chiamata stuntman e nella maggior parte dei film che siamo abituati a vedere c'è una persona in particolare a bordo di queste vetture che si chiama Simone Albertino. Quanti film hai fatto? Ne ho fatti diversi, adesso l'ultimo è stato fatto da poco, che è la mostra di Venezia, è stato chiamato Cuore Rivelatore, non mi ricordo bene il titolo. Adesso a maggio ne avremo un altro qui al centro di Milano e uno a Torino. Beh, quindi... Non so se posso fornire le generalità del titolo del film, ma sarà poi messo sul web. No. Perfetto. Ecco, io ho una domanda, cioè, ho sempre avuto una curiosità, ma quindi il regista ti dice questa qui è la scena, tu devi arrivare da quella via, uscire di traverso, andare contro tutte le macchine, tu lo devi fare? Sì. Ma non hai paura? No, mi piace, è il contrario. Madonna.
Ma quindi tante volte anche il copione che ti viene dato non sarà mai identico a quello che poi tu vai a fare, o comunque sì, o si avvicina tantissimo? Si avvicina tantissimo, perché riesco a calcolare ormai in base al tipo di richiesta, al tipo di evento che venga fatto. Beh, ti sarà sicuramente successo che magari il regista ti dice devi centrare in pieno quella macchina lì, e tu magari centri sì quella, ma anche quella di fianco. Ovvio. E lì ti paga. È lì paga la produzione. Bene, yes. Bene. Beh, sicuramente vorrei venirti a vedere in una scena di un ne film. Ne saremmo onorati. Quando è il prossimo? Il prossimo a maggio. Dove? Qui a Milano. Segnati, sì. Segniamoci la data dopo. Che ecco, andiamo. Il film possiamo dire come si chiama? Non lo so anch'io, neanche il titolo ancora. Ah, ti chiamano? Mi chiamano, okay. Distruggo e torno a casa. Esatto. Ecco, Simone, so che per alcune scene spettacolari che è andata a fare nei film ti avvali della collaborazione dell'amico stuntman, scusa, leggo il nome, Nicola Giannetti. Sì. Vuoi dirci chi è lui, da quanto c'è la vostra collaborazione e cosa fa nell'esattezza quest'altro stuntman, sì, tuo collaboratore? Nicola Giannetti, ci conosciamo da circa 2 anni, collaboriamo da 2 anni e anche lui è uno stuntman come me, e da un mese a sta parte stiamo collaborando con un nuovo team, il Dream Racing Team, che abbiamo fatto un nucleo di piloti. Una collaborazione. Bene. Adesso con Nicola Giannetti è in procinto di fare questo nuovo film a Torino e a breve daremo anche tutte le generalità della cosa. Beh, quindi lavorate tanto con la cinematografia. Sì, sì. Io so che tra le tue passioni e spettacoli c'è anche quello di attraversare il fuoco, ma prima di raccontarcelo vorrei far vedere queste immagini. Ragazzi, ma che immagini spettacolari. Ecco, io ti vorrei chiedere appunto, Simone, se passare in mezzo al fuoco è così pericoloso, insomma, come fai? Ma come fai veramente? Come fai? Beh, diciamo che mi piace, lo faccio proprio perché sfidare questa cosa delle fiamme mi è sempre piaciuto. Quindi a breve faremo un nuovo record. Ecco, dici in cosa consisterà in questo nuovo record che andrai a fare. Ok, partiamo in partenza. In partenza abbiamo fatto l'anno scorso un record con la vettura e abbiamo passato 50 metri dentro questo fuoco. Non ci è bastato, quindi quest'anno tenteremo i 150 metri, ma dentro un tunnel chiuso. Ah, cioè triplichi, sì, la lunghezza. Madonna. Però non useremo più la vettura. Useremo la moto questa volta, quindi abbiamo amplificato il pericolo, se così vogliamo chiamarlo. A noi piace il pericolo. Beh, la grande novità di questo record, lo possiamo dire a casa, che la moto, avendo 2 posti, non sarà solo Simone Albertino, ma dietro ci sarà Ludovica Pagano. Sì. Sicuro? C'è sempre posto. Guarda, passo il testimone stavolta molto volentieri, no? Beh, ma quindi dove verrà svolto questo record? Possiamo dare delle anticipazioni? Sicuramente Vercelli. Vercelli. Il mio posto di nascita, quindi vorrei farlo a casa.
e penso tra aprile e maggio faremo di nuovo questo record. Caspita, ma 150 metri, adesso io non me ne intendo tanto di calcio, ma mi sa che un campo di calcio è lungo 100 metri dovrebbe essere. Sì. Se non sbaglio, fai conto, 150 mia, metri no. In mezzo al fuoco no, e tu no, non no, avrai no. coperto, cioè, una tuta normale da moto, ah, comunque sia il casco e basta. E estintori addosso no? No, non servono. Non hai l'ansia? Sì, non vedo l'ora di farlo. Beh, ma scusa, ma ci saranno degli accorgimenti particolari o uno entra in un tunnel di fuoco così senza prepararsi? Cioè, dove sta il trucco? Non esiste trucco, a parte che dentro il fuoco c'è una densità a cui non si vede, cioè non si può vedere attraverso il fuoco, quindi l'abilità sta che noi dobbiamo passare dentro un tunnel largo 3,80 m per altezza di 2 metri, ma è tutto infuocato all'interno. L'abilità sta andare dritto, quindi... Veloce? 50 km orari. Non puoi andare più forte. Quindi fiamme addosso e gas al minimo e la speranza di uscire dall'altra parte. Facci sapere che ti verremo a dare conforto. Sì. Bene, come vedete questa puntata è del tutto tranne che normale. Simone Albertino, io veramente ti volevo fare i complimenti, saranno ancora tante le domande che io e Ludovica, come detto, ti andremo a fare. Adesso c'è un po' di pubblicità e poi ritorneremo con Simone Albertino. Intanto dammi qualche dritta su sto. Ok. Ma no. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista, regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. Bring the action. Monza Track Day ti offre la possibilità di scendere in pista da protagonista. Con la tua auto potrai girare sul tracciato del Gran Premio d'Italia di Formula 1 in tutta sicurezza, dando sfogo liberamente alla tua passione. E allora, vuoi testare le tue doti di driver? Vai sul sito monzatrackday.it e scopri il calendario Monza Track Day 2016-2017. Vieni a correre nel Tempio della Velocità di Monza, non farlo in strada. Nasce a Sarmico, Bergamo, sulle rive del bellissimo lago di Iseo, Tattoo Dreams, un originalissimo centro di tatuaggi, piercing e trucco permanente, ma non solo. All'interno dei 110 metri quadrati di Tattoo Dreams troverete anche abbigliamento fashion, gioielli e un selezionato lounge bar per poter offrire ai nostri clienti i migliori selezionati vini della Francia Corta. Tre postazioni per i nostri artisti dei tattoo, dei piercing e del trucco permanente sapranno realizzare vere e proprie opere d'arte sul tuo corpo. Vi aspettiamo in via Suardo 18 a Sarmico, Bergamo, per creare una vera e propria opera d'arte sulla tua pelle. Tattoo Dreams, quando il sogno diventa realtà. Questa puntata mi sta davvero affascinando, ragazzi. Secondo me, anche voi che ci state seguendo da casa, siete rimasti piacevolmente sorpresi dalle peripezie che il nostro Simone Albertino ci sta regalando. Ma c'è un modo per testare anche voi, naturalmente in modo graduale, quello che fa Simone Albertino. Questo perché il driver piemontese ha un'accademia dove può insegnare anche a voi che ci state guardando comodamente sul vostro divano di casa, quello che è poi un lavoro a tutti gli effetti, vero? Certamente. Simone? Raccontaci di questa accademia. Noi siamo a Vercelli e facciamo questa accademia da circa 3 anni e stiamo insegnando a chi vuole avvicinarsi a questa disciplina, quindi insegniamo sia il drifting che la guida sicura, ma soprattutto lo stunt. Stunt significa stunt auto, stunt a terra, sono tante varie discipline, quindi tra le cadute, cadute a cavallo, cadute su airbag, e cadute da condomini, come vogliamo dire. Tu fai anche quello? Sì, sì. Mamma mia. Cadute da condomini? Sì. Cioè ti butti dal secondo piano? Quinto, sesto. Ma davvero? Ovvio. Davvero? Sì, sì.
sugli airbag, comunque in massima sicurezza, se vogliamo dirlo. Beh, massima sicurezza dal quinto sesto piano. È un bel sentire. Beh, il dolore ormai? Ormai il dolore si è abituato, quindi il sentire. Sì, mi rompo le ossa, ma non ci faccio neanche più caso, quindi. Beh, ma c'è un metodo di caduta? Come devi fare? Sì, metodi di caduta ci sono, comunque sia. Bisogna attutire la caduta, cercare di cadere nel migliore dei modi. Farti meno male possibile. Ecco. Cerchiamo sempre di non farlo, però certo. Se succede, tanto ben venga. Quindi tu esci anche da una macchina in corsa, sì. Rotoli fuori. Sì. Quindi, beh, insomma, tu vai a insegnare tutte queste discipline, tutto questo, certo. Questo lavoro alla fine, perché è un lavoro a tutti gli effetti. Quante ore ti alleni? Diciamo quasi 7-8 ore al giorno, di solito. E poi c'è magari la settimana più, la settimana meno, dipende da quando siamo più impegnati o meno impegnati. Certo. Quando siamo meno impegnati ci dedichiamo più all'allenamento. Ecco, quindi io se volessi venire a prendere parte a un tuo corso, qual è lo step che mi andresti a far fare? Cioè da dove si parte? Qual è la base? Dipende dalla disciplina che vuoi apprendere. Cioè motori. Quindi partiamo dall'auto. Partiamo dall'auto, sì, sì. Quindi? Cominciamo da una guida un po' soft e poi andare sull'accademia un po' più particolare. Ecco, quindi, e per capottare? Lì ci va un pochettino di più. Cioè, com'è che si fa ad andare a capottare senza farsi niente? Non diciamolo qua, perché sennò il pubblico va a rischiare, okay. Veramente. C'è un sito per la tua accademia o comunque un contatto Facebook? C'è un contatto Facebook, Simone Albertino, e c'è un canale YouTube, Simone Stante Albertino. Ok, dove tu vai a raccontare tutto quello che fai. Sì. Ludo. Allora, quali saranno gli impegni del 2017? Allora, saranno cinema, enduro con la Sherco. Uh-huh. Sto intraprendendo anche questa attività dello Sherco, cioè dell'enduro con Riccardo Bellocca, e si è dedicato a darmi un po' di tempo per insegnarmi l'enduro. Ah. Quindi andrò a fare anche questa attività qua a breve. Bene. In più siamo in, come si dice, progettando sì. Con la nuova squadra Dream Racing Team di fare qualche evento sul drifting. Ah. Poi ci sarà il cinema. Bene. E continuiamo con la nostra scuola. Si continua. Ragazzi, cercate il nome di Simone Albertino, stuntman, su YouTube. Questo perché? Perché l'ho fatto anch'io prima di preparare la puntata e ho trovato dei video sensazionali. Allora, in uno scappa da un dinosauro, in uno porta una ragazza che si era appena sposata a fare drifting in mezzo alla sabbia, in un altro simulano che una signora aveva comprato una BMW, tu li salti sopra, questa qua si mette a piangere. Insomma, ti inventi anche delle scenette, sì, raccontaci, sì. Simo. Allora, grazie a una troupe dietro, comunque, che poi possiamo anche ringraziarli perché sono loro gli ideatori di questi video, abbiamo inventato questi nuovi video, Roulotte Girl, e poi c'è Broken Break, Escape, Jurassic Parking, esatto. E ce n'è altri diversi, comunque sembrano demenziali ma molto complicati dietro. Ah beh, ho visto. Una lunga, specialmente quello del dinosauro che dopo alla fine gli rimane la coda sotto la tua BMW. È fantastico, stanno andando adesso le immagini. Beh, Ludo, io direi che abbiamo fatto una puntata sensazionale oggi. Assolutamente sì. Però io volevo chiederti, sì, se ci lasci di nuovo i tuoi contatti, così almeno disegniamo bene. Allora, Simone Stante Albertino su YouTube, Simone Albertino su Facebook, poi c'è la fanpage Simone Stante Albertino, poi c'è Virus, sempre della nostra, del nostro canale Facebook. Okay. E via, basta. Io l'adrenalina l'ho già sentita solo. Beh, poi tu adesso tra due mesi devi fare il tunnel con il nostro Simone, quindi ci credo che sei adrenalinica per questo. L'aspettiamo volentieri. Beh, quindi grazie a tutto questo fuoco, puntata molto molto calorosa ci hai regalato oggi, Simone, veramente. Grazie mille. Noi grazie, ringraziamo tutto il pubblico che ci ha seguito da casa, ricordiamo i nostri contatti che sono www.gocartv.com, il nostro indirizzo
email info@gocartv.com e la nostra pagina Facebook GoCarTV o Race TV. Non dimenticate di mettere un bel mi piace sia a questa pagina che andare a cercare Ludovica Pagani su Instagram. Bravo. Che è seguitissima, ha più o meno 3 o 4 follower, e anche Riccardo Scarlato. Andate a vedere quanti follower. Noi tra un po' partiamo con O'Race TV in una puntata veramente, anche qui, molto molto emozionante. A tra poco. Questo programma è stato offerto da... GoCarTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.